Con la pizza ogni volta è amore a prima vista, ma hai mai visto una pizza stella? Preparala insieme a me! Per preparare l'impasto della pizza inizio mettendo il sale nell'acqua e sciogliendolo. Poi in una planetaria munita di gancio vado a mettere la farina 00, la farina Manitoba e il lievito di birra disidratato. Ora aziono la macchina, verso a filo l'acqua e quando l'impasto si sarà completamente attorcigliato intorno al gancio posso unire anche l'olio. Dopodiché impasto per qualche minuto in modo che l'olio venga assorbito completamente dall'impasto. Ora metto un goccino di olio sul piano di lavoro e ci vado a versare sopra l'impasto. Ora portiamo i lembi esterni verso il centro, ruotando l'impasto e formiamo una palla. E poi la vado a mettere dentro ad una ciotola coperta con pellicola. La metto a lievitare nel forno spento per circa 2-3 ore, fino al raddoppiamento del suo volume. Ecco l'impasto lievitato. Vado a mettere questa volta un po' di farina sul piano di lavoro e ce lo verso sopra. Poi vado a dividere l'impasto in tre parti uguali. Dai tre pezzettini di pasta di uguale peso vado a formare tre palline. Ora, siccome le ho lavorate, il glutine è molto elastico e quindi non posso andarle a stendere, quindi le copro con della pellicola per non farle seccare e le lascio riposare almeno per 30 minuti. Il condimento sarà formato dalla scamorza grattugiata, che può essere affumicata o semplice, e passata di pomodoro, a cui vado ad aggiungere un pochino di sale, dell'origano e un cucchiaio di olio. Mischio tutto e il condimento è pronto. Per cuocere la mia pizza stella andrò ad utilizzare la funzione pizza. Metto un po' di farina sul piano di lavoro, prendo la prima pallina di impasto e la tiro cercando di ottenere un cerchio di 30 cm. Metto il mio cerchio su un foglio di carta forno e parto con il secondo. Ecco il nostro ripieno, lo vado a stendere sul primo disco. Utilizza sempre della passata molto molto densa, se no passala un attimino al colino per non averla liquida. Un po' di scamorza affumicata o anche semplice, a seconda dei tuoi gusti. Vado a ricoprire questo disco con l'altro disco, non preoccuparti se fuoriesce. E poi ripetiamo la stessa cosa, partendo dal centro, mettiamo su il nostro pomodoro, lo spargo col formaggio. Posiziono l'ultimo disco e poi mi servo di un fondo di tortiera del diametro di 28 cm e lo posiziono proprio al centro. Vado a ritagliare la pasta in eccesso in modo da avere tre dischi dello stesso diametro. Metto al centro una ciotolina del diametro di 8 cm e poi faccio 12 fette. Poi prendo contemporaneamente con le mani due fette e pratico due giri. Metto la mia pizza su una teglia e la spennello con dell'olio. Va in forno per circa 25-30 minuti. La funzione pizza è quella migliore per questa preparazione. Questa pizza è davvero bellissima, una bontà da gustare con gli occhi e col palato.